E rieccoci, eccoci qui, ben ritrovati, seconda parte della diretta Artisti per Dio, direttamente in ritiro all'Auditorium Santa Chiara di Roma per il mistero della bellezza incarnata. Iniziamo ufficialmente perché alle 18 inizia questo ritiro. Adesso tra pochissimo ci collegheremo con i nostri inviati, con la nostra inviata Rachele Consolini dei Radio Luce, che è proprio là sul posto per poter condividere insieme questo bellissimo evento, il primo evento degli Artisti per Dio, Associazione degli Artisti per Dio, che raccogliamo appunto attraverso la musica, attraverso l'arte, la pittura, la scultura, la bellezza di Dio, la bellezza di Dio. E allora, iniziamo subito perché tra pochissimo aspettiamo che un saluto intanto a Simone, a Renato, a Tosello Roberto, a coloro che si stanno collegando. Tra pochissimo andiamo a vedere, scoviamo appunto e iniziamo questo evento. Andiamo a conoscere un po' di artisti che sono là perché stanno arrivando. Abbiamo visto prima il backstage, adesso ufficialmente questo ritiro, questi 2 giorni, 3 e il 4 di gennaio 2024. Buon anno a tutti, innanzitutto, e con questo ritiro, diciamo. Chiediamo anche su ispirazione di San Giovanni Paolo II, chiediamo appunto a Gesù e a Maria la sua protezione anche attraverso l'arte, la concreazione. Allora, vediamo un po' se gli Artisti per Dio, intanto vi invito a mettere un like nei social, tra i profili social appunto Artisti per Dio, piuttosto anche le dirette in Facebook, perché alle 18:30, alle 19:30 ci sarà il grande spettacolo con tanta musica fatto appunto dagli Artisti per Dio e con l'illustrazione delle opere pittoriche e delle sculture che sono proprio là all'Auditorium di Roma. Auditorium Santa Chiara, chi si trova là può andare a trovarli, i nostri artisti e io. Virtualmente sono là con voi e con appunto i nostri artisti. Vediamo un po' se c'è qualcuno che praticamente è a disposizione. Allora, vediamo di chiamare qualcuno per la nostra inviata. Eccolo qui, perfetto, eccoci qui. Allora, chiamiamo la nostra. Eccola! Oh, ciao a tutti, io sono sempre la vostra inviata per gli artisti per Dio, L'inviata Rachele Consolini delle speciale Radio Rachele Consolini dei Luce. Radio Luce, ciao. E siamo qui a Roma Com'è? per questo primo evento degli artisti per Dio, La bellezza incarnata, presa dalle parole di Giovanni Paolo II, come vi avevo promesso, adesso vi faccio entrare, perché prima eravamo fuori, invece vedete adesso noi entreremo proprio in questo auditorium chiodo storto, ma anche detto di Santa Chiara, e questo. E Com'è come il potete vedere fermento qui lì, abbiamo Rachele? subito. Com'è il fermento lì della Ah, gente? no, no, qua c'è un Ciao! fermento incredibile, Ciao vero? Erika! Sì, come stai? Tutto Tutto bene, buon bene? anno, Buon buon anno a anno a tutti tutti voi! e anche a te, a tutti coloro che sono collegati. Buonasera. Intanto vediamo Antonella. Ciao Antonella, e Allora, insomma tanta tanta gente. conosciamo Allora, un po' di artisti adesso che adesso io ti quei prendo. giorni un po' Esattamente, Mattia. viva anche per voi. La prima persona però che ti voglio presentare è proprio Erika Fossati, che insieme a Valentina Molè hanno pensato a questa opera degli Artisti per Dio e in particolare questo evento particolare. Particolarissimo, sì. Vai, dici un po', da dove nasce questo evento? Allora, stiamo studiando per questo evento da almeno qualche mese. Infatti, con gli Artisti per Dio stiamo meditando sulle parole di San Giovanni Paolo II.
in particolare i suoi scritti dedicati proprio all'arte e alla fede, la lettera agli artisti e il Vangelo e l'arte, che sono due testi per noi fondamentali. Non potevamo, diciamo, far cadere così a vuoto queste parole così importanti per noi. E allora abbiamo colto l'occasione del Natale, prendendo proprio due paragrafi dei suoi scritti che si intitolano proprio Il mistero della bellezza incarnata, e vogliamo provare umilmente, diciamo, con i talenti che il Signore ci ha donato, a dare proprio con immagini, parole e musica, dare forma a questo sogno di San Giovanni Paolo II, che è quello di unire l'arte e la fede. Non solo, mi dicevi, ci dicevamo oggi, no, che è un giorno particolare, Mattia. Non è a caso questa, la scelta di questo giorno? Adesso Erika ci spiegherà perché. Sì, oggi il 3 gennaio, lo sappiamo, la Chiesa ricorda il Santissimo Nome di Gesù, e volevamo così fargli un dono, non solo perché per ringraziarlo, per essere appunto dal cielo venuto sulla terra per noi, per amore nostro, ma anche appunto come un omaggio di un compleanno, come posso dire, un regalo di compleanno per il Signore e per il suo Santissimo Nome. Vorremmo umilmente che questo evento possa dare lode e gloria al suo nome. Guarda, Mattia, come puoi vedere, alle nostre spalle c'è già l'auditorium, e anche andiamo a vedere un'altra protagonista di questo evento, ma non solo, degli Artisti per Dio. E vorrei proprio mettermi alle spalle dove avverrà tutto quanto questa sera, così chi potrà collegarsi direttamente su Facebook potrà vedere alle 19:30 tutto quello che già stiamo preparando e che succederà in quel palco. Allora abbiamo qui con noi Valentina Mulè, di cui ti ho già parlato prima. Ciao Valentina, ciao, auguri, buon anno anche a te, e in bocca al lupo a questo evento. In bocca al lupo a tutti. Nei mani di Dio. Allora Mattia, io vorrei chiedere a Valentina che cosa sono questi Artisti per Dio e perché siamo qui. Allora, gli Artisti per Dio hanno un desiderio comune, quello di offrire il proprio talento per la venuta del Regno di Dio nei cuori, e oggi siamo qui proprio a fare questo. Abbiamo offerto il nostro talento in questa esposizione che inizia adesso, dove, come vedete, come vi ha fatto vedere. Adesso ci avviciniamo. Così Mattia, ci avviciniamo, così vedi intanto... C'è fermento lì, com'è il clima? Il clima è... siamo gasati a bomba. Boom! Eina, ciao! Il Signore oggi ci ha dato veramente la grazia di provare quello che è il Magnifica, quello che ha provato Maria sicuramente e Santa Elisabetta quando si sono incontrate e si sono trovate protagoniste di uno stesso progetto. E oggi, abbracciandoci, ci siamo sentiti così chiamati a questo stesso progetto, e in noi è scoppiato il Magnificat proprio come allora. Ecco. Come puoi vedere adesso, Mattia, io ti farò vedere tutte le opere con i vari artisti che ci sono proprio ai piedi di questo palco. Allora, guarda, quante sono le opere esposte? Vieni Valentina, dimmi un po', quante sono le opere? Allora, adesso mi stanno per dire perché sono aumentate nel frattempo. Allora, ci sono degli artisti, Mattia, che sono qui presenti, altri artisti invece che hanno mandato solo l'opera per essere presenti comunque in una qualche maniera, cioè in qualche maniera con la loro opera, ecco, per proprio dare gloria in questa giornata. E, le opere sono 17. Sono 17 con creazioni create nella preghiera, nello Spirito Santo. Ecco, cominciamo con il primo. Allora, invece di farti vedere la mia faccia, adesso faremo vedere proprio il volto e l'opera dell'artista. Esatto, cominciamo a conoscere un po' gli artisti e le opere innanzitutto. Esattamente, Mattia. Allora, il primo che ti presento, partiamo bene. In veste, eccolo qua. Franluca. Ciao Franluca. Ciao. Vengo dall'Eremo. Anno. Di Cortona. Piacere. Allora, e questa è la sua opera. Dimmi chi sei e diciamo che opera hai, che opera hai collaborato. E che opera hai portato? Allora, io sono un pittore, almeno ci provo, e l'opera che ho realizzato si ispira ovviamente all'Annunciazione, però vuole rappresentare sia l'Annunciazione ma anche il presente e il futuro, ciò che Maria ha vissuto e ciò che Maria ci dà.
Okay. Cioè Gesù okay. la sua pienezza, la pienezza che ha ricevuto Maria è quella che riceviamo anche noi. Bene, bellissima opera, complimenti Francesca. Come qua, la prima opera. Come ti è nata questa idea di comporre quest'opera? Non ci crederai, io stavo pulendo il refettorio, e in un momento di riflessione su quello che ci aveva detto qualche giorno prima Don Peppe, il Signore mi ha illuminato e ho cominciato a disegnare. Quindi non è... Dove... Non mi chiedere come, perché... Dove ti possono trovare? Forse lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo sicuramente è quello. Sì, no. Dove ti possono trovare i nostri ascoltatori, i nostri telespettatori, qualora volessero visionare altre tue opere o comunque contattarti? Allora, di sicuro all'Eremo delle Celle a Cortona. Posto bellissimo, non voglio dire, ma è meraviglioso. Ci sei già stata? Ma signore, vieni di più, venci di più, come si dice a Firenze. E quindi venite, troverete un posto di pace e di preghiera. E attraverso i social invece... Fra Luca... Instagram? Fra Luca Bruno. Fra Luca Bruno. Beh, molto facile. Poi comunque negli artisti per Dio lo trovate, perché... Castrato negli artisti per Dio. Grazie Fra Luca, andiamo alla seconda opera. Il prossimo ospite... Ecco. Ah, un po' il tocco, forse che Mattia bello. Riesce a capirlo, un po' il tocco, chi potrebbe essere? Gesù bambino? È Gesù bambino, sì, è Gesù adulto. È cresciuto nel adulto e bambino. Può Guarda essere... qua chi è l'artista. Erika, ah, certo, Mattia, da sicuro. Quanto tempo! Da Erika! Allora, parliamo delle opere? Sì, vai! Sì? Facciamo come delle opere. Come è nata questa idea di fare queste opere? Ups, è caduto un po' di problemi di connessione. Vediamo se a distanza, sapete, l'etere funziona o non funziona. Probabilmente. Allora, vediamo un attimo se i nostri artisti si possono riconnettere. Allora, vediamo un po'. Eccolo qua, noi chiamiamo. Allora, qua li chiamiamo, vediamo un attimo se... Eccoci qui. Eccolo! È bello della diretta qui, eh! Ci avete abbandonato, Un attimo per tenervi tutti incollati al video. Eccolo qua. Allora, in quest'opera ho voluto rappresentare come l'infinito è stato racchiuso appunto nel momento in cui Gesù è venuto sulla terra in un unico bambino. Come l'Eterno, colui che i cieli non possono contenere, in realtà è diventato piccolo, fragile, un po' come la tua canzone, Mattia, no? Mm-hmm. Uomo piccolo, certo. Fragile e povero, come dicevi tu, nella tua canzone è bellissima. Sì, esatto. Ecco che l'Eterno prende la forma di un bambino e questo lo fa per amore nostro. E quindi questa è la prima opera fatta con gli acquerelli. Bellissima. Possiamo vedere. Ecco, adesso vi facciamo vedere una seconda opera. Questa è stata fatta con i pastelli e si intitola Gesù e bellezza, proprio per ricollegarci al tema dell'evento, il mistero della bellezza incarnata, proprio perché lui, che è fonte di ogni bellezza, prende un volto, si lascia guardare, si lascia scrutare da ognuno di noi. Ecco allora che questo dipinto vuole essere un invito a guardare a lui, a tenere gli occhi sempre fissi su Gesù. Ecco, queste sono le mie opere. Bellissima, complimenti Erika, complimenti. Ah, Mattia, grazie. Anche per te la domanda, dove ti possono trovare per visionare le tue opere, oltre a queste che hai fatto, oltre a essere lì all'auditorium per chi può partecipare, ma anche nei social, dove ti possono trovare Erika? Sia su Instagram, erica.fossati, che anche su internet, un sito www.ericafossati.com. Perfetto. Qua, grazie. Ciao Rocco. Grazie Erika. Ciao Rocco. Ciao Rocco, ti aspettiamo. Al prossimo evento devi stare con noi. Allora, no, non per dirti Mattia, ma ti ho fatto già vedere due opere e già capisci il livello. Una meraviglia. Allora andiamo con il prossimo. La prossima artista è qua che è come se... No, aiuto. Allora, no, adesso voglio solo farti vedere che c'è che opera. Intanto, come si intitola la tua opera? Il Verbo si fece carne.
carne fenna da abitare in mezzo a noi. Già, una robetta, già, proprio così. Già, robetta così minima, Ma adesso ti faccio vedere proprio semplice, il difficile. Semplice. Così capisci tutto, Mattia, e anche quelli che sono a casa, assolutamente. Mm-hmm. Guarda un po', guarda un po'. Oh, cioè, se non è meraviglia. Bellissima. Meraviglia. Questo ventre che... Dai, di questa bellezza. Com'è nata questa bellezza? Intanto di cosa hai fatto? Con cosa l'hai fatto? È stato fatto in digitale con il supporto di Erika, perché io non è che sono proprio sta esperta del tecnologico, anzi... l'idea mi è venuta proprio così, d'amblè, ispirata dallo Spirito Santo, perché quando io faccio qualcosa è sempre lui che ispira. Volevo proprio che si focalizzasse l'attenzione su quel grembo, sul grembo di Maria, il fatto che ha le mani che sostengono quel grembo, perché Maria comprende quanto è prezioso quel dono che ha ricevuto dallo Spirito Santo. Bellissimo. E le rose intorno, è perché Maria in tante apparizioni mariane è apparsa appunto con le rose ai suoi piedi, comunque vicino a lei. E il motivo della rosa, dal punto di vista anche della vita di Maria, anche di Gesù, è perché la rosa, pur nella sua bellezza, ha delle spine. E Maria Santissima, con quel sì che ha salvato anche noi, anche me, Giovi, si è offerta tutta a noi. E quindi, nonostante la bellezza incarnata, appunto, ci sono poi le spine di una vita sofferta e offerta per la nostra salvezza. Complimenti, molto bella. Pensa che anch'io ho una statua proprio con Maria in dolce attesa, quindi quello lì l'hai riproposto anche nella statua della Madonna che ho anch'io a casa. Dove, anche a te la solita domanda, dove ti possono trovare per i nostri spettatori? vabbè, su Instagram Giovanna Guastaroba e anche su Facebook, però è qui, io ripeto. Vabbè, allora dovete cercarla la Giovanna, se volete una sua opera d'arte dovete cercarla. Complimenti ancora. Giovanna. Poi il prossimo artista è un giullare di Dio. Vieni qua Gio. Già l'avevamo visto ogni tanto appare Giovanni. Giovanni è famoso. Perché sei famoso, Giovanni? Io non sono famoso. Ma come no? Sì, certo, che sei famoso. Sei famoso negli artisti per Dio. Adesso vi dico perché gioco. Attenzione, eccolo qua. Wow, che bello. Guarda, Mattia ci dà soddisfazione, è tutto un wow. Grande Mattia. Dio. Hai visto che roba? Perché qua gli artisti per Dio. Gli artisti per Dio arrivano dappertutto, no? E ha unito la passione. Com'è stata, Giovanni, che è nata questa opera? Abbiamo 3 ore di tempo? No. Com'è che è nata che io gioco con i Lego, questo, ecco. si capisce. E a un certo punto mi sono chiesto come posso legare un gioco a un'opera di evangelizzazione. Ed è nato tutto questo ambaradan della parola della festa. Quest'opera nasce perché, come dire, dall'accento, io vivo a Roma, però dall'accento forse non so se si sente, che non sono proprio romano, sono di Napoli. Napoletano, esatto. Voglio creare un piccolo presepe da buon napoletano. E... Guarda che ve l'avvicino. Che bello. E tra l'altro non si usano più i presepi, lo sai, invece grazie che tu l'hai riproposto. Con il bue... No, l'asinello non c'è, perché la Lego non fa gli asinelli. La Lego non fa gli asinelli, se no le avrebbe messo anche l'asinello. Perché il verbo si è incarnato, quindi si è incarnato... Cioè, se questo verbo non si incarna, non entra nella storia, noi che facciamo? Perdiamo tempo. Certo. Quindi se entra nella storia e anche nella mia storia, entra pure nelle attività che mi piacciono, anche quelle ludiche. E quindi è nato, diciamo, questo progetto, questa immagine, altre immagini che potete trovare. Sulla pagina Instagram, la parola della festa, tutto attaccato, si legge pure. Aspetta che ve la faccio vedere. La parola della festa, perfetto. Eccola qua, la parola della festa con una croce dietro il Lego. Hai visto? Ma una domanda mi sorge spontanea, Giovanni. Ma tu li hai creati appositamente, i pezzettini di Lego? Li ho creati appositamente, sì. Hai fatto? Spiegaci un attimo. Con la fantasia. Allora, nel senso che ci vuole tanta, come dire, abilità plastica in qualche modo. E questo mi aiuta un pochino la mia storia, perché mio padre
faceva i presepi, come appunto. E quindi un po' questa plasticità di immaginarmi le scene. E poi devo ricrearli io, perché non esiste un San Giuseppe. Io ci sono alcune immagini che riproduco Gesù con la veste bianca, ma non esiste un Gesù, quindi devo prendere la parte di sotto della principessa Leila che c'ha la gonna bianca, la parte di sopra un pezzettino bianco, però per farci le pieghette, quindi le devo disegnare con la matita. San Giuseppe è fatto con i vestiti di un cavaliere Jedi, per chi conosce Star Wars, spero tutti quanti, perché altrimenti scatta la scomunica. E quindi poi li assemblo come voglio, anche perché poi non c'ho la disponibilità economica per comprare tutti sti Lego che costano un sacco di soldi, anzi stiamo facendo pure troppa pubblicità. Oltre al presepe hai fatto anche altre opere? Sì, assolutamente. Cioè, in genere io ogni domenica riproduco una scenetta del Vangelo oppure una frase in modo carino e divertente del Vangelo. Ho curato, tanto me la sono e me la canto, una rubrica l'anno scorso che si chiamava Cantare l'amore, in cui ho riprodotto alcune frasi di alcune canzoni della, sempre con i Lego, di cantanti di Christian Music. Anche il mio! Top, bravo! Allora, la parola della festa. La parola della festa, segnatevi, andate a vedere, piace a tutti. Assolutamente, ma poi c'è tutto un lavoro sotto, insomma, come puoi immaginare, ogni opera c'è un lavoro sotto. Sì, no? Anche perché prevalentemente è nato per me, nel senso che era l'occasione giusta per fermarmi davanti alla Bibbia, davanti al Vangelo e meditare, perché comunque devo trovare la parola, devo capire qual è la parola giusta che lo Spirito Santo mi illumina in quel momento. Per me, diciamo, tutte le frasi che scelgo, dico, ah, ammazza, ma questa sembra quasi che me la fatta sta dicendo me. A me, fatta per me, e quindi poi nasce l'immagine, l'implementazione, il montaggio. Pure anche l'impaginazione grafica. Sì, certo, curata, dopo la sua importanza, certamente, il contesto, la scenografia e tutto quanto. Handmade, tutto. Come vedi, Mattia, grazie, ringraziamo Giovanni. Grazie Giovanni. Lo Spirito Santo è il protagonista vero, perché tutti gli artisti fino adesso ti hanno detto che... E guarda, adesso che cosa ti mostro? Cioè, chi c'è il prossimo? Qual è il prossimo? Veramente il prossimo artista, prima te lo faccio vedere. Lei ha il nome di un frutto, ma in realtà che meraviglia. Non lo è. Guarda che roba, cioè, guarda questo. Questo è il primo. E abbiamo con noi Melinda Mantuano. Ma non ha solo questo. Intanto vi faccio vedere la mela, la famosa mela. Ciao. Cioè, va che belli anche i nostri artisti. Cioè, non solo sono bravi, sono anche belli. Esatto. Quando si segue il Signore, siamo tutti belli. Sì, è vero. Le vostre opere, siete bellissimi con le vostre opere. Allora, noi abbiamo visto una... Dici un po'. Allora, un'opera che parla della vita. È un inno alla vita. Tutte e due, vabbè. Tutte e due le opere. Questa, no? Adesso vi faccio vedere la seconda. Adesso, questa è la prima, che è proprio una... famiglia, no? Che è questo bambino che è nato, la sacra famiglia, tra l'altro forma di cuore, lo sapevi, no? L'ho vista, insomma, è questo cuore, questo abbraccio. Ecco, allora l'ho visto, sono stata brava allora. E qua invece, guarda un po', cioè da questa sacra famiglia, da questa nascita, è emerso qua fiore. Ho voluto un po' creare un germoglio, che è la fioritura, che si ha quando si incontra Dio, no? Certo. Cioè, quando incontri, fai un'esperienza di Dio, quell'esperienza non può vivere più solo dentro di te, ma la devi condividere con gli altri. Quindi quale simbolo migliore per il fiore? Cioè, guardate, sì. Guardate le tecniche che hai usato. Quali sono le tecniche che hai usato? Allora, in questo e nell'altra opera. Questa è bellissima come opera, mi piace anche la utilizzata. Cioè io voglio dare un po' vita ai colori, accostandoli che danno risalto l'uno con l'altro. Ho voluto rappresentare il rosso del padre, dell'amore, della passione che ha per la famiglia, l'azzurro, il blu, della donna, la dedizione per la famiglia
che poi si coinvolgono tutto nel viola, perché è un miscuglio, il viola nasce tra il blu e il rosso, che in questo caso è il avvolge Gesù Bambino, che un po' rappresenta la crescita familiare, cosa ci viene incarnato a noi della famiglia, e il percorso, vabbè, di vita, che poi si rappresenta con la luce, che è il giallo dietro. Anche a forma di croce. Sì. Luminosa. Sì, perché cioè, Dio ha dato, cioè, Gesù ha dato la vita per noi in croce. Ed è un po' la vita rappresentato come sacrificio e come dono. Bello. Che tecnica hai usato lì? Ripeti un attimo che mi è sfuggito. Acrilico su tela. Bellissimi quei puntini lì. Io li chiamo puntini perché non sono tanto. Allora, io non uso pennello. Ah, No, faccio colare il colore sulla bellissimo. Tela. No. Bellissimo. Complimenti. Sì, sono in vendita, Mattia, visto che vedo la tua passione. Va bene, casomai dopo ricordiamo anche i nostri spettatori dove la possono trovare per poter visionare anche. Dove ti posso trovare? Allora, io su Instagram sono definito imperfetto, sono due personaggi che mi rappresentano tanto, sono due matite. Se andate... Aspetta che lo faccio vedere, aspetta. Eccola qua, perfetto. Melinda Mantuano, perfetto. Tecnica utilizzata, acrilico su tela. Eccolo qui, eccolo. Perfetto. E quell'opera lì invece, quella che... Art. Quell'opera lì invece, la seconda che c'hai appena, abbiamo appena visto, cosa vuole rappresentare? Questa è un po' la fioritura, che rappresenta sempre la vita. Il percorso della vita, però quando incontri Dio fiorisci, e quell'amore che ti dà Dio non lo puoi tenere tutto per te, ma lo devi trasmettere agli altri. Quale simbolo migliore per rappresentare questa cosa è un fiore? Bellissimo, complimenti. Cioè, complimenti. Mattia, no, guarda. Non ho parole. Cioè, che non sei qua, Mattia. Essere lì con voi. Infatti, cavoli, ti vedo che sei senza parole ormai. Allora, guarda, adesso arriviamo ad un'altra artista femminile che hai già visto prima. Valentina, eccola. Che cosa ci vuoi presentare oggi? Oh, uno meglio dell'altro queste opere, veramente. Cioè, guarda che roba. Io non so se voi riuscite a... I capelli sembrano veri vedendoli da qua. Sembrano veri, ma veramente... cioè, guarda che sfumature che ci sono qui. Raccontaci un po' di cosa... Allora... Poi l'abbiamo capito cosa tratta questo dipinto. Il mistero della bellezza incarnata inizia proprio lì, no? Quella notte di Natale, sotto questo bellissimo cielo, dentro questo cielo, in quel abbraccio che è avvenuto nell'eternità. E quindi non ha né spazio né tempo, attraversa lo spazio e il tempo e giunge ancora oggi a noi portandoci un'infinità di benedizione. E questa è una... è stata rappresentata, voleva rappresentare proprio questo primo abbraccio tra Maria e Gesù, che ha questa benedizione che attraversa lo spazio e il tempo e ci porta nell'eternità, perché Gesù incarnandosi, Dio incarnandosi, ci ha aperto questa porta all'eternità. E ci ha proprio spalancato le porte nel momento in cui è risorto. Quindi ecco, nella mia ricerca artistica in questo ultimo periodo il Signore mi sta mettendo davanti al suo volto, in particolare il volto sindonico, il volto non solo del sofferente ma anche del risorto, perché nella sindone è stato consegnato Gesù morto, ma ci ha riconsegnato Gesù vivo, cioè impresta l'impronta del Gesù risorto. Questa è la rappresentazione del mistero della bellezza incarnata, appunto questo dipinto intitola Dio dell'impossibile, il volto del risorto, proprio perché insomma da quell'abbraccio ha aperto le porte all'eternità e con la risurrezione ce l'ha proprio consegnata, proprio spalancato, fissando, come diceva Erika anche prima, il suo sguardo in lui, in questa bellissima relazione che può nascere
faccia a faccia dentro il nostro cuore, possiamo godere già di questa eternità adesso. E il regno di Dio nel nostro cuore, se riusciamo a tenere fisso il nostro sguardo su quel suo sguardo che rapisce, che ci fa perdere ma anche riprovare. Tra l'altro, come ti ho fatto, intanto grazie a Valentina, che grazie. Non solo ha una capacità artistica, pittorica, ma anche una capacità, come vedi, di espressione, ha una capacità di coinvolgere anche con le sue parole. Esatto. E ti ho fatto vedere prima il suo logo e dove possono trovare. Esatto. Questo logo, dove allora, ti, sì, dove allora, ti possono trovare? Allora, il mio nome d'arte è Concreando, perché tutto nasce proprio dalla ricerca di creare con, per e nello Spirito Santo, in questo cammino, no? Nel Concreando, un cammino in divenire. Ecco, e mi trovate su Instagram con @concreando_. Ecco, ve la rifaccio vedere. Ve la faccio vedere. Eccolo qui, intanto questo è il volto sindonico e ecco qui il suo logo, Concreando, Valentina Mulè. Ti sto facendo sognare, Mattia, di la verità, sì, avresti voluto essere sì, con noi. Sì, veramente. Dai, per fortuna la tecnologia ci aiuta in questo senso. Ecco. Ciao, saluto anche l'Officina San Giuseppe, che siamo qui a Roma, ragazzi, veniteci a trovare stasera. Certo. Ricordiamo gli appuntamenti alle 19.30, c'è lo spettacolo nell'auditorium, in diretta su Facebook nella pagina di Artisti per Dio, e poi alle 22.45, alle 21.30 l'adorazione eucaristica. Quella non è in diretta però, giusto? Sì, è in diretta sempre su Facebook. Anche su Facebook, perfetto. E alle 22.45 ci ritroviamo qui su Instagram per il backstage post-evento. Sì, grande, con le grandi emozioni del post-evento. E vediamo un po' il clima, diciamo, degli artisti che sono lì. Prossima artista, cara Rachele? Allora, l'artista che vi presento, buonasera. Eccola qui, è Valentina. Ciao, ciao Valentina. Ciao, da dove vieni Valentina? Da Cerignola, in provincia di Foggia. Oh, cioè, ma, tra l'altro volevo dirti appunto, dalla Puglia, volevo dirti Mattia che gli artisti vengono da tutta Italia. Infatti, dal nord, dal nord, hai fatto un bel viaggio per essere faccio lì. Un bel, sì, hai fatto un bel viaggio. Come è andato il viaggio? Tutto bene, benissimo, sì, sì. Benissimo, come è andato benissimo anche la sua opera, adesso ve la faccio vedere. Sì. Perché sì. Meraviglioso, veramente. Ah, attenzione. Guardate, sì, allora, wow. Il cuore, cioè, ho l'imbarazzo della scegliere. Ho l'imbarazzo della Nintendo. Vuole comprare veramente? Ce n'è una più meglio dell'altra. Allora, qui ho rappresentato l'Annunciazione, cioè la presenza centrale dello Spirito Santo, e lo scenario è surreale perché aspira all'eternità, a Dio, e così come i colori luminosi raccontano quello che è lo Spirito di Dio nella presenza umana e nella presenza divina che è Maria. Abbiamo la completezza, la concretezza. E quest'opera insieme all'altra che è abbinata, quindi la Natività, entrambe sono nate nello scorso anno, durante proprio l'incontro con gli Artisti per Dio, proprio in una concreazione con il musicista Rocco Carella. Ah, Rocco, che c'è? Sentiamo Rocco, sentiamo che ci sta vedendo. Te la ricordi, Rocco? E quindi anche qui è presente questa aspirazione verso l'eternità, verso Dio, in colori luminosi che raccontano proprio la luce, perché Dio è luce e amore. Guarda, io ti dico Valentina, quando vedo le tue opere penso sempre a delle vetrate. Sì. Cioè, tu hai questa capacità. È vero. Di fare. Esatto. Vero? C'è è un vero, foglio, vero, ma sembra esatto. Un vetro, cioè ha una capacità con questo tratto. Di delineare più il bordo che l'interno, di questa, come diceva lei, no? Di espressione di luce, proprio come una vetrata, sì, trasmette la luce. Questa bella la tecnica, vita. Anche la sua tecnica mi piace molto, quella che molto, ha molto. Utilizzato. Che tecnica molto utilizzato, la tecnica tecnologica. Acquarello, pastello, che sono quei colori che raccontano proprio la luminosità di Dio, così come evidenzia Erika. Sì, sì. Mattia, complimenti, guarda, cioè non, veramente non so quale scegliere. Non ho più parole.
guarda. Adesso andiamo allora, dove la possono trovare i nostri... Vieni, dove ti possono trovare? Allora, sia su Facebook che su Instagram, valentina.vurchio@art. Vabbè, andate a vedere meglio voi i dettagli. Vi abbraccio, mi sono emozionata. Guarda Rocco, ciao. Bocca al lupo e complimenti ancora, Valentina. Ah, c'è anche l'Antonella. Ciao Antonella, dovevi essere qui con noi. Anto, la prossima non mancare, vieni anche malata. Allora, invece, no, Mattia, adesso ti presento. Ma cioè, no, io c'ho l'imbarazzo. Qua c'è un artista meglio dell'altro. Guarda, Elena, io l'ho avuta ospite da me nei Radio Luce qualche tempo fa. E lei è Elena, ma in realtà è l'Alan Me. Ciao, lei... Elena. Adesso vi faccio vedere le sue opere, perché bisogna vedere per capire. Aspetta, scusa. Attenzione, guarda un po'. Oh, c'è qualcosa di meraviglioso dentro di te. Hai visto? Sì, dice. E c'è questa luce che non si vede tanto. Com'è? Sì, perché c'è un po' perché di... c'è un po'. Eccolo qua, vediamo. Eccolo là, adesso lo vediamo. Eccola lì, c'è qualcosa di meraviglioso dentro di te. Che bello. È originale, un po' particolare questa opera. Molto particolare, sì, molto guarda, particolare. Guarda, io realizzo queste vignettine che sono un po' buffe, che vogliono sempre strappare un sorriso, c'è sempre un po' di ironia e tanta dolcezza, ma che alla fine ti vogliono fare anche riflettere su quelli che sono i misteri e le bellezze di Dio. E in questa occasione particolare mi piaceva raccontare attraverso questo disegno questa cosa, cioè che ognuno di noi porta in sé dei talenti bellissimi e a volte non lo crediamo fino in fondo, abbiamo bisogno di lasciare che la luce di Dio li porti a galla, li porti alla luce e messi nelle sue mani diventano luce nella nostra vita e luce anche nella vita degli altri. E allora possiamo diventare frammenti della bellezza di Dio, lui è la bellezza incarnata, ma noi dobbiamo in qualche modo rifletterla nella nostra vita, nella vita delle persone che incontriamo, che Dio mette sul nostro cammino. E niente, qual è il mio stile, realizzo questi disegni con una tavoletta digitale e poi li faccio stampare. Bene o male, sono tutti di questo stile le tue opere che fai? Sì, allora, la maggior parte sì, hanno questo stile di vignette. Poi realizzo anche santi, le apparizioni mariane, quelle hanno uno stile leggermente diverso, però è sempre un po' questo tipo cartoon, un po' colorato, un po' stilizzato. È un mix di stilizzato e non saprei dire. Insomma, come definirlo, non saprei sinceramente. Diciamo la verità, mi ha portato della roba perché ho già comprato un sacco di roba. quindi vabbè, insomma, solo per dire, parentesi, no, perché ti viene voglia di bello. Questa è la cosa bella di questa esatto. E che stanno la bellezza incarnata, cioè ti viene voglia di bello, perché qui stiamo cercando di fare proprio cultura di bellezza in questo mondo che col proprio stile, ognuno con la propria arte, e alla fine vuole raccontare un tratto, secondo me, del volto della bellezza di Dio. Esattamente. Dove ti possono trovare i nostri spettatori? Io ando su Instagram. È il bello della diretta, adesso vediamo se ci riconnettiamo direttamente da Roma. Allora, vediamo un po', eccoci qui, perché eccola qui, è caduta un po' la connessione, ma ci sta. Comunque, una meglio dell'altra, queste opere, veramente. Ecco, ti vediamo, ecco Mattia. Allora, ci dicevamo, senti, ma... dove ti possono trovare i nostri spettatori? Arrivi un po' in ritardo, comunque ho una pagina Instagram, si chiama Lale and Me Illustrazioni, Lale and Me scritto Me Illustrazioni, e niente, seguite, Elena, andate. Allora, auguri Elena, buon anno, grazie. Complimenti ancora per la tua opera. Grazie. Cara Rachele, la prossima artista qual è? Prossima artista? Prossimo artista è il viandante, purtroppo non è presente qui con noi. Salutiamo il viandante Enrico. Salutiamo il viandante Enrico, vi faccio vedere intanto la sua opera, dal titolo... Bellissima anche questa. Dal titolo. L'albero di Jesse, eccolo qua. Bellissimo. Tratto dal profeta Isaia.
Un germoglio spunterà dal tronco di esse, un virgulto germoglierà dalle sue radici. E qui infatti vedi come la Madonna, c'è cioè lo Spirito Santo sopra alla, sì, al capo, sì, di Maria, e in pratica la Madonna poi rimane incinta in questo grembo che è evidenziato proprio in questa pittura. Tra l'altro il virgulto è dato proprio da questa pianta che poi è ai piedi di Maria, no? Il virgulto di CS. È così, ecco, io il viandante è questo, eccolo qui, vi faccio vedere. Dove potete vedere, ecco, le sue opere. Quindi io viandante, oh, viandante, ecco, lo troviamo su Instagram, giusto? Io viandante lo trovo su Instagram. Perfetto, perfetto. Lo trovano anche su YouTube, poi fa anche delle bellissime marionette e altre cose artistiche, ma non solo, per catechismi, per bambini. Ha fatto anche un videoclip insieme a noi, Vivo nella gioia, ecco, l'avete visto. Un altro artista invece, perché Mattia, non solo noi abbiamo, ti ho detto che ci sono tante arti, no? Certo, ci sono attori, non ci sono la scultura, ma anche la scultura. Ci sono musicisti, ci sono anche fotografi, perché okay, anche la fotografia fa parte dell'arte, giusto? E qui abbiamo uno di loro, non è solo, perché l'Anna è un po', diciamo, è un po' tutto. Anna, però... ciao Anna. Anna. Ecco qua, ciao, vi presento Mattia. L'Anna. Sì, Anna io... Maria Calì. Sì, ho portato due fotografie, anche se non sono una fotografa professionista. Questa l'ho scattata in vacanza l'anno scorso, si intitola Luce del Mondo. E vediamo appunto una finestra con questo raggio di luce intenso che entra, perché ecco, ho pensato a questo versetto: veniva nel mondo la luce vera, quella che illumina ogni uomo. Che bello. Perché se anche noi apriamo la porta del nostro cuore, della nostra vita a Cristo che è luce, Lui ci illumina e anche noi possiamo diventare luce per gli altri. Questa invece è un'altra foto che si intitola Luce di Gloria, perché c'è Gesù bambino in braccio a San Giuseppe e poi la croce illuminata da questa luce. Che è un effetto che hai visto quando hai fotografato? No, l'ho fatta io, ho aggiunto questo elemento grafico per indicare appunto che Gesù è nato già con questo progetto di salvezza per ognuno di noi, quindi aveva già in progetto di salvarci con la sua morte e risurrezione. E l'ho abbinato a questo versetto: il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi e noi vedemmo la sua gloria. Di Giovanni 1,14. Sì. Come riesci a combinare queste cose, appunto queste immagini, queste foto, con questa tecnica che stai utilizzando, in queste due opere che hai fatto? In realtà non lo so, spontaneamente, perché appunto non sono né una grafica di professione né una fotografa, però mi piace, diciamo che ho imparato un po' dagli altri artisti, cerco di cogliere bravura un po' guardando, osservandoli, mi trovo da loro e cerco di imparare. Ho abbinato queste mie fotografie, mi piace abbinarle a un versetto del Vangelo, della Bibbia, spesso lo faccio con quello della Domenica, ma molto spesso li abbino anche di altri artisti qui del gruppo, illustrazioni che trovo, creo, diciamo così, con programmi grafici. Sì, insomma. Dove ti possono trovare i nostri spettatori? Su Instagram sono Osanna81 e su Facebook Anna Calì. Diciamo Osanna, che è un po' un gioco di parole, perché esatto, Anna unito alle os diventa una lode a Dio, una preghiera a Dio. Esatto. Ma capisci l'artista. L'artista cristiano, cioè, è una fonte inesauribile, esatto, perché trova la sua fonte in colui che anche nei piccoli sempre, esatto, anche i piccoli, non è nulla a caso, Mattia. E non solo, anche l'Anna ti ha suggerito una cosa importante, che l'artista è sempre in divenire. Noi artisti cristiani non ci sentiamo mai arrivati, perché la meta è la perfezione che è Dio, e quindi non ci arriveremo mai, però siamo in cammino ed insieme, come diceva, no? Insieme abbiamo la capacità anche di crescere, di imparare gli uni dagli altri e insieme di accogliere quello che siamo, ma anche di migliorarci. Allora,
Mattia, e questo è anche il motivo per questo raduno, per questo primo raduno, è uno dei motivi che questo primo raduno appunto nel 2024 degli artisti per Dio. Allora, dopo questa opera, io ti dico Mattia, è l'ultima. È l'ultima, okay. No! È l'ultima, poi, è l'ultima opera e poi ci sono gli artisti della Christian Music come noi, giusto? Anche tu? Gli artisti della Christian Music, non lo so, li faccio salire tutti o li presento tutti anche gli artisti dopo, oppure li lo facciamo da... No, non dopo, ora, dai. Ma magari li vedremo di volta in volta durante il concerto. Durante il concerto li vedremo sicuramente 30, e poi alle 22... Là. 16, Mattia, alle 22:45 daremo un po' più spazio a loro, visto che adesso abbiamo detto spazio più agli artisti pittorici e fotografi. Certo. Allora, eccolo qua, l'ultima opera è di Francesca Scutifero. Ciao Francesca, purtroppo anche lei non è riuscita a venire. È arrivata comunque la sorella a portare Leonora. Francesca, grazie. Grazie, è arrivata Leonora, ha fatto tutto. Ed ecco qui quest'opera che si chiama Il Verbo si è fatto carne. E questa... Questa Sacra Famiglia, questo Gesù illuminato che è la luce del mondo, non solo per i loro genitori che è luce dei loro occhi, ma anche per l'umanità intera, con questo virgulto un po' di esse come abbiamo rivisto in precedenza io il viandante. Ecco. Mm-hmm. E anche lei potete, la tecnica è matite e acquarello su carta. E lei potete trovarla, eccola qua, è Francesca Scutifero, ma in arte è Art Frascu Creations, eccola qua. Salutiamo che sta guardando, ciao Francesca. Sta guardando, ciao Francesca, eccola, grazie a te di aver portato quest'opera e di aver partecipato così a questo evento straordinario degli artisti per Dio. Ah, oh, allora, se ci vuoi rispondere, Francesca, come mai? Ecco, ciao Suor Vincenzina, ecco, ciao. Vincenzina che abbiamo visto all'inizio. Volevamo dire che non è finita qua. Non è finita, no, esatto. È finita qua, ancora manca parecchia roba, ragazzi. Questa già è tanta roba. Avete fatto proprio un'immersione nell'arte. Grafica. Mi sembra di essere lì con voi, veramente. Complimenti. Lo so, vi capisco, però come vi ho detto prima, noi vi pensiamo, non siete assenti, assolutamente, siete tutti qui, però vi devo dire che esserci ha un suo effetto. Immagino. Per la prossima volta saremo tutti insieme, sicuramente, va bene? Sicuramente. Quindi a dopo, per gli aggiornamenti, quindi 19:30 spettacolo. Tutti esatto. Presenti, Facebook, diretta Facebook. Pagina Facebook Artisti per Dio, segnatevelo, 19:30, inizia lo spettacolo dove ci sarai anche tu, Rachele, con il Radio Luce, che canterete, oltre anche ad altri artisti. Ci sarò anch'io, non ci saremo tutti Radio Luce, perché immaginate, insomma, il tempo e anche il viaggio, però c'è una piccola rappresentanza, ecco qui, agli Artisti per Dio. Ciao! Ciao, grazie Suor Vincentina, grazie Rachele, allora, noi ci ritroviamo alle 19:30. Mattia, ecco, come vedete intanto alle mie spalle anche il logo degli Artisti per Dio, eccolo là. Esatto. Volevo dirti di mandarmi la collaborazione, certo. E così potrete trovare anche sul nostro feed questa diretta. Mattia, grazie mille. Grazie a voi, grazie a voi. Ci sentiamo più tardi perché... Siamo quasi pronti per accogliere tutti quelli che verranno. Stanno arrivando ancora persone, immagino, adesso. Sì, assolutamente. Noi accogliamo tutti. Allora, pagina Facebook tra pochissimo alle 19:30 e alle 22:45 ci ritroviamo qui su Instagram per il backstage. Ciao a tutti, siete qui con noi. Ciao Antonella, ciao a tutti, siete fantastici ragazzi. Antonella ci dà dei fantastici, ci saluta e Rocco è qui con noi. Donna, insomma, tutti ragazzi, io non vedo più niente, non c'è neanche esatto, Don esatto. Beccia. Un bacione al lupo, ciao, buon evento. Ciao Mattia. Rachele, ciao. Ciao a tutti, ciao. Ci ritroviamo quindi più tardi, qui su Instagram alle 22:45, alle 19:30 invece, nella pagina degli Artisti per Dio su Facebook. A tra poco, restate connessi.